Sarà per tutti, qualunque lavoro si faccia, ma a seconda del reddito la cifra cambierà. Sarà per sempre e sostituirà tutte le misure che riguardano oggi la famiglia. È l'assegno unico e universale contenuto nella legge delega approvata ieri in via definitiva dal Senato quasi all'unanimità. Una piccola rivoluzione che dal 1 luglio porterà nelle case circa 250 euro per ciascun figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, se i figli maggiorenni sono studenti o disoccupati. In questo caso potrà essere versato direttamente al figlio. La cifra poi aumenterà dal terzo figlio e per i disabili, nei confronti dei quali non c'è limite di età, mentre diminuirà nella fascia dai 18 ai 21 anni. Sarà universale nel senso che riguarderà ogni categoria, non solo i dipendenti ma anche gli autonomi, le partite IVA, i disoccupati, e sarà strutturale, cioè durerà per sempre, nella speranza di fermare due crolli che pesano anche sul PIL, le nascite e l'occupazione femminile. Universale anche perché arriverà a tutti, a prescindere dal reddito, lo avrà il figlio del ricco e del povero, ma in modo progressivo, perché sarà legato all'ISEE. Secondo alcune simulazioni si andrà dai 97 euro per i maggiorenni sotto i 21 anni ai 161 per l'80% delle famiglie. Dal terzo figlio in poi, e se la madre ha meno di 21 anni, l'assegno invece aumenterà, così come crescerà dal 30 al 50% per i disabili. Sarà unico perché, semplificando il sistema, sostituirà ben 8 misure previste oggi tra assegni, bonus e detrazioni fiscali. Si potrà sommare invece a leggi di regioni o comuni. Per diventare realtà però dovrà tradursi nei decreti attuativi che dovranno definire importanti dettagli, a cominciare da quanti soldi il governo è disposto a investire. Finora 20 miliardi, ma non bastano ad arrivare alla soglia di 250 euro. Va evitato poi che alcune famiglie ci perdano. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, per esempio, non hanno limiti di età e non sono legate all'ISEE, anche se il governo ha garantito che nessuno avrà meno di quanto oggi percepisce, anzi avrà di più. Da decidere poi è se verrà erogato come credito d'imposta o a credito mensile. La macchina in ogni caso c'è, per ogni figlio e per sempre. Ora serve la benzina.